giustificazione che non vedo in questo momento Enzo Annunziato è lì, che sta con noi anche se non sta con noi, nel senso che qui con noi, tra di noi, Enzo Annunziato, la giornalista, una delle persone di riferimento culturale del Sannio, però non è con noi perché non è nella condizione psicologica adeguata per questa iniziativa. Quindi ci affianca e qui è stata così cortese da raggiungerci, ma non interviene, non parla. Dunque, noi presentiamo una ricerca, il libro è l'esito di questa ricerca, che è stata realizzata dal professor Lorenzo Speranza, alla mia sinistra, e ci proviamo, io almeno ci provo, gli illustri ospiti saranno sicuramente così abili da riuscirvi, nella mia è solo una buona intenzione, il professor Antonio Colantoni alla mia destra, siccome io sono collega di Vittorio, mi viene di richiamare il nome di Vittorio, il professor Antonio Colantoni e il dottor Antonio Ricci, che sono alla mia destra. Loro saranno i veri presentatori del volume, ne discuteranno e spero che solleciteranno anche qualche vostra riflessione per quelli che vorranno fare qualche riflessione. Io ho il dovere di dire che l'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Gerardino Romano, che non solo realizza questa iniziativa ma la sposa appieno, perché rientra profondamente nelle attività e nelle finalità statutarie della Fondazione Gerardino Romano. Quelli che non la conoscessero, ma più o meno credo che i presenti la conoscano tutti, quelli che non la conoscessero possono tranquillamente andare in rete su www.fondazioneromano.it e consultano le nostre attività, il modo in cui svolgiamo le nostre attività. Siamo tra l'altro una delle poche fondazioni riconosciute della provincia di Benevento, forse la prima riconosciuta secondo il nuovo meccanismo di riconoscimento giuridico, e infatti accediamo all'elenco, all'albo del 5 per 1000. La nostra fondazione tutti gli anni, nel mese di luglio, dedica dei momenti di riflessione su temi legati alla vita medica. Un po' questo mi deriva come presidente della fondazione, fondatore originario di questo organismo, mi deriva dagli studi paterni, e qui di fronte c'è la clinica San Francesco, che è la clinica che fondò mio padre nel 1962. Ovviamente mio padre era un medico, io sono cresciuto in una famiglia di medici, mia sorella era un medico, mio fratello è un medico, fratello gemello, quindi è chiaro che ho una contiguità con gli studi medici e conosco le storie che sono raccontate in questa ricerca, che poi appunto, come dicevo prima, è diventata una pubblicazione che voglio ricordarlo perché è una pubblicazione realizzata dal professor Lorenzo Speranza con la collaborazione della dottoressa Claudia Misasi, che è qui, eccola lì, in prima fila, e ringrazio anche Claudia Misasi di essere venuta e di stare con noi. Per i miei interessi scientifici, io insegno diritto comparato all'università, però ho da molti anni, è stata la prima cattedra in Italia che abbiamo attivato, il primo insegnamento in Italia di diritto e letteratura, quindi un libro come quello che ci presenta Lorenzo Speranza, che è la continuazione di una ricerca precedente, già che è stato oggetto di una pubblicazione nel 2008, raccoglie una pluralità di interviste, le sintetizza e le sistematizza, e devo dire che il risultato è estremamente appagante. Noi come fondazione abbiamo addirittura sul nostro sito, potete trovare addirittura il decalogo per la salute, abbiamo fatto un piccolo decalogo che attiene molto alla classe medica, io che l'ho scritto quel decalogo, l'ho discusso con gli amici soci della fondazione, alcuni sono qui stasera. Mi sono particolarmente affezionato ad alcune figure che sono contenute in questo libro. Faccio un esempio per tutte, quella del gastroenterologo, che per me è stata una figura straordinaria per come è tracciata, anche per le citazioni bibliografiche che sono contenute nel testo. E poi ci sono queste citazioni bibliografiche che sono particolarmente succose per un appassionato di letteratura. Dicevo, io insegnando all'Università di Diritto e Letteratura, ritorno al tema della letteratura, sono interessato alla narrazione e penso che la narrazione nelle vicende processuali
c'è un grande amico professore di diritto che insegnava a Pisa, che diceva che non esiste nel processo la verità ontica, esiste la verità processuale. La verità processuale è il frutto di una vicenda narrativa, di una pluralità di vicende narrative che si intersecano tra loro, che poi devono confrontarsi col dato normativo, ma il dato normativo anche lì viene interpretato, quindi viene narrato. Quindi il tema narrativo è un tema centrale in questo lavoro. Nell'introduzione Lorenzo Speranza ci racconta infatti dei teatri anatomici, no? Ci racconta proprio di questa particolare esperienza narrativa che si realizzava attraverso i teatri anatomici, e cita lì, questo lo voglio, è l'unica citazione che vorrei sottolineare insieme ad un'altra che non c'è nel libro ma che io vorrei sottolineare perché mi ha molto ricordato questo libro uno scrittore a me particolarmente caro, che è Mario Tobino, che scrisse un libro che si intitolava una storia, che era una sua storia personale. Mario Tobino era uno psichiatra oltre che essere un grande scrittore del Novecento, e scrisse un libro che si intitolava Le libere donne di Maiano, che mi ricorda molto delle cose scritte in questo libro, mi ha molto evocato questo libro. Invece la citazione che è contenuta nel libro, che vi sottolineo, che passa un po' inosservata tra tante straordinarie citazioni, ci sta di tutto, c'è Bulgakov, ci sta, ma sono innumerevoli, adesso poi le ho scorse alcune poi nel leggervi alcuni brani, mi permetterò di leggervi alcuni brani intermezzandoli con gli interventi, e sono veramente straordinari. Ma una in particolar modo vi segnalo, che è quella di uno scrittore, fisiologo francese dell'Ottocento, che Bernard, Claude Bernard, che era un appassionato di vivisezione degli animali, tant'è che la moglie lo lasciò perché era un animalista, che scoprì di essere un animalista quando vedeva che il marito faceva la vivisezione degli animali per le sue ricerche, che è stato oggetto, che non solo aveva una grande passione letteraria, perché lui era uno scrittore di vaudeville, cioè di varietà, di queste commedie leggere francesi del Settecento, ma era anche, Claude Bernard, era anche un grande medico, lo dicevo, un grande fisiologo, uno dei grandi medici dell'Ottocento francese, che è stato citato da due grandi scrittori che lo hanno evocato. Uno è Émile Zola, che lo ha citato in positivo, dicendo che bisognerebbe utilizzare il metodo scientifico di Bernard quando si scrive di letteratura, e un altro invece che lo ha denigrato, e che è Dostoevsky, nei Fratelli Karamazov, che dice invece di lui, no, era un arrampicatore sociale, in effetti sposò la moglie per fare carriera, per fare anche probabilmente i soldi, perché era molto ricco, poi diventò ricco lui, quindi quando si separarono non ne soffrì particolarmente. Però lo cita nei Fratelli Karamazov come un personaggio negativo, come un personaggio, anche un demagogo, oltre che essere un arrampicatore sociale, così lo cita Dostoevsky Bernard, che è una delle citazioni, veramente ricchissimo questo libro di citazioni, c'è alla fine una bibliografia particolarmente interessante. C'è La cittadella, per esempio, di Cronin, grande medico inglese, che fu, io lo ricordo bambino, che in televisione fu portato da Alberto Lupo, che è una grandissima interpretazione di Alberto Lupo. Io ho scritto una piccola dedica a questa qui mi interrompo se trovo gli occhiali, una piccola dedica per l'incontro di oggi, che parla della medicina, e dice: guardare lontano non è il modo di guardare degli uomini. Hanno bisogno di strumenti ottici, la medicina appunto, per vedere quel che essi da soli non riescono a vedere. Ecco, secondo me questo libro sulla medicina, che racconta dei medici, racconta la vita dei medici, le loro tensioni emotive, le loro pulsioni morali, le loro difficoltà, i loro disagi, è un libro che ci fa guardare lontano, e ci fa guardare lontano attraverso la cosa che secondo me ci fa guardare lontano più di ogni altra cosa, che è la medicina. Ho grandi medici accanto a me, quindi ho un grandissimo professore universitario di medicina, quindi do la parola, consentitemi, prima di tutti al professor Antonio Colantoni, e anche facendogli un applauso di benvenuto tra noi. Grazie per queste parole che fanno mancare voi le parole. Ringrazio il professore Casucci e ringrazio soprattutto il professor Fernando Panarese, che mi ha introdotto al professore Lorenzo Speranza. Devo dire che da quando ho avuto il libro mi sono immerso in questa lettura,
ed è una lettura che mi ha appassionato, soprattutto per questo rimandare alla letteratura internazionale di cui parlava il professor Casucci. Ci sono molte citazioni, il che sta a significare che queste 15 interviste poi riunite in questo volume, che sono un'indagine scientifica, possiamo dire, sulla professione dei medici, poche volte si leggono di queste indagini, diciamo oggettive o scientifiche in generale, questa indagine credo che attinga a valori universali, se possiamo dire, se facciamo un po' i crociani. Noi napoletani siamo stati affascinati da questo intuito universale che raggiunge il poeta, in questo caso c'è veramente una forma letteraria estremamente affascinante, suggestiva, che dà conto appunto di questa capacità di passare dalle storie individuali ad un universo in cui la medicina certamente ha giocato un ruolo fondamentale. Sembra un approccio scientifico iniziale, quello di studiare per esempio animali inbred, cioè geneticamente selezionati, e quindi questo spostare l'attenzione sulla regione meridionale, che può essere una qualsiasi regione, abbiamo capito qual è, però immaginiamo che non ce ne sia una specifica, probabilmente voleva essere, come dire, studiare a fondo una località specifica della nostra nazione e trarre poi delle conclusioni generali che potevano venire meglio se appunto il background, cioè la base di osservazione, fosse abbastanza omogenea dal punto di vista genetico. E però questa omogeneità in realtà è l'omogeneità della natura umana, perché le risposte che ho trovato, le sollecitazioni che sono venute, credo che siano umanissime, e quindi c'è proprio un aspetto estremamente interessante di questo volume, che è quello di calarsi nella realtà di persone che vivono e soffrono e sentono e hanno pulsioni come tutti gli altri. Quindi è veramente un'opera d'arte, non vorrei usare termini, come dire, roboanti, però è certamente qualcosa che va nel profondo dell'umanità che ci circonda. E in particolare l'aspetto che colgo è questa riflessione sulla medicina, che parte dal teatro anatomico. In realtà la medicina moderna nasce a Bologna nel 300 con Mondino dei Luzzi, che finalmente rientra nella grande tradizione che si era interrotta con Galeno nel secondo o terzo secolo dopo Cristo. Noi abbiamo 10 secoli di assoluta, come dire, oscurità di nuove conoscenze. Mondino dei Luzzi riprende l'anatomia sul cadavere, e per la prima volta a Bologna esce il teatro, nasce il teatro anatomico, proprio perché è la rivisitazione della scienza medica che rinasce in Italia, rinasce a Bologna. E da questi presupposti poi c'è la citazione del teatro aperto da Vesalio a Pisa. Pisa è l'altra grande platea, piazza di studio in Italia, oltre a Bologna chiaramente. E poi c'è la terza, diciamo, stella fulgida, che è Padova, dove le conoscenze della storia della medicina, che erano state accumulate nei secoli, vengono alla nuova luce con l'insegnamento di Matteo Rialdo Colombo, e poi finalmente arriva questo inglese da Londra a studiare a Padova, allora venivano in Italia a studiare, e che scopre finalmente, mette insieme i pezzi assemblati da Fabrizio di Accovendente e dagli altri anatomici padovani, arriva per la prima volta alla descrizione della circolazione umana in termini moderni. Quindi è soltanto nel 1628 che per la prima volta l'uomo capisce finalmente come funziona il sistema cardiovascolare. E tutto questo certamente lo si risente, diciamo, lo si ritramanda
attraverso questi teatri anatomici che certamente rappresentano poi una di quelle, come dire, una di quelle tradizioni che porta il medico in prima fila ad essere attore, così come sottolineato in maniera felicissima dal professore Speranza. E da queste glorie, diciamo, del passato, leggendo le diverse interviste, poi ci ritroviamo oggi nella cosiddetta medicina difensiva, cioè il baratro che nasce da queste osservazioni ci riporta poi al momento attuale, cioè i medici, i chirurghi in particolare. Ho sentito molti colleghi che dicono: ma preferisco non operare piuttosto che andare in un tribunale a difendermi davanti ad altri per tutto quello che facciamo. Certamente c'è un livello in questo momento abbastanza critico nella gestione della medicina e della chirurgia, e noi abbiamo una serie impressionante di, come dire, di procedure penali in atto nei diversi tribunali contro i medici che sono definiti negligenti, incapaci e così via. Certamente è un aspetto da non trascurare, perché probabilmente la società moderna ha bisogno di trovare altri cespiti per le professioni, e quindi c'è questa interazione complessa all'interno della società italiana. Quello che mi ha colpito in particolare poi di questo volume è la partecipazione di molte donne, di molte dottoresse, e c'è un aspetto che è notevole, perché le testimonianze che vengono dai colleghi medici in genere femminile è incredibilmente uguale in tutta Italia. Io stavo a Pisa e c'era la collega oculista che diceva: vedi, quando vado in ambulatorio il medico e il dottore a me mi chiamano signora o signorina. È questo che è stato poi molte volte citato, e che è stato riportato anche poi in una nota che forse andrà poi letta, insomma, nel senso che Doyle nel 1885, rifacendosi alla storia dei rapporti all'interno della società inglese e dell'epoca, si ritrova nelle stesse condizioni, e cioè la donna che fa il medico viene considerata una, come dire, una rarità o un'eccezione, ed è un motivo ricorrente che ritroviamo in tanti passaggi che si sono, come dire, che avvengono ogni giorno ancora oggi. Il ruolo della donna che viene sempre considerata l'ancella o l'ancilla, a secondo di come la vogliamo vedere. Devo dire che questi aspetti del libro sono estremamente interessanti anche dall'altro punto di vista, e cioè quando l'autore, attraverso queste citazioni, le citazioni sono incredibili, no? Ci sono tra i migliori scrittori, Bulgakov, c'è Pasternak, c'è Cronin che avevamo citato prima, c'è Munte, per esempio, e questa esattamente la storia di San Michele. Munte è stato un medico di origine nordica che poi si è stabilito a Capri, e che a Capri ha lasciato questa villa bellissima, che è Villa San Michele in Anacapri. E però la citazione di Munte ci riporta poi all'altro concetto che molte volte viene dibattuto, è la medicina come mezzo per far soldi, o la medicina come mezzo per aiutare gli altri, questo altruismo che a volte si ritrova. È una questione che accompagna l'umanità nel suo tragitto, e certamente la citazione di Munte è estremamente accattivante, perché praticamente sì, il collega a cui il collega che parla
gastroenterologo dice il medico dovrebbe esercitare la professione sotto la tutela degli organismi pubblici. Non credo che la medicina debba essere necessariamente una cosa su cui fare un mercato. E la citazione appropriatissima è quella di Munte. Osservavo che la nostra professione era un sacro ministero, allo stesso livello di quello del prete, se non più alto, dove il sovrappiù del guadagno avrebbe dovuto essere proibito dalla legge. I medici dovrebbero essere pagati dallo Stato e ben pagati come i giudici in Inghilterra. Chi non approvasse questo sistema dovrebbe lasciare la professione e mettersi in borsa o aprire un negozio. I medici devono procedere come i saggi, onorati e protetti da tutti gli uomini. Dovrebbero essere liberi di prendere quello che vogliono dai loro ammalati ricchi, per quelli poveri e per loro stessi, ma non devono contare le visite e scrivere note. E qui c'è un aspetto, una pagina di civiltà che quante volte abbiamo considerato, folle per quelli che considerano l'arte e la professione medica soltanto un mezzo di arricchimento. È un aspetto che non è trascurabile nella vita di ciascuno, perché appunto c'è questa contrapposizione tra la professione intesa come missione in senso altruistico, anche se chiaramente in tutte queste interviste non credo che ci sia nessuno che abbia dichiarato la propria volontà di acquisire ricchezza attraverso la professione, ma è quello che vediamo ampiamente distribuito intorno a noi qualche volta, ed altri che invece considerano la professione come, una messa a disposizione della umanità circostante, delle proprie intelligenze, delle proprie forze intellettuali o cognitive. Mi colpisce invece in maniera un po' strana questa contrapposizione che vedo in molte interviste molto netta tra il cosiddetto medico, che è capace di parlare molto con il paziente, e il chirurgo, che invece mette le mani dentro l'organismo, è l'uomo che risolve le situazioni. È una dicotomia che risalta molto, ma che credo sia un po' datata, anche se ci troviamo in una regione meridionale. Credo che ci rifacciamo ai modelli di interazione che troviamo in altri paesi, noi troviamo che è l'equipe generale e la competenza, sono le varie competenze che si intrecciano e che portano poi aiuto al malato. Quindi credo che questa contrapposizione sia questa volta sia un po' provinciale, perché certamente il medico, qualche mio collega si lamentava che i colleghi clinici non hanno senso della sterilità del campo operatorio, non hanno il senso della misura, a volte sono abbastanza arruffoni. Però il dato interessante è che il medico non risolve niente e il chirurgo risolve tutto, credo che sia un approccio estremamente estremizzato. la considerazione che poi qualcuno fa in realtà è che la medicina sia qualcosa in cui competenze diverse possono risolvere poi il problema della vita e della salute delle persone che si rivolgono ai medici per avere un aiuto, per avere un senso di conforto in un momento di decisioni importanti. Non vorrei tediarvi molto, però ci sono alcune considerazioni che vorrei fare, cioè che in molte interviste mi sono molte volte ritrovato, perché mi sono ritrovato nel collega o nella collega che, non avendo geni paterni o materni medici, di solito c'è uno screening abbastanza interessante, no? Da medici escono medici e così via, è una favola italiana, però il dato interessante è che quel giovane che a 18 anni deve scegliere il futuro, certamente di fronte ad un universo difficile da interpretare,
e che si pone a ponderare le diverse possibilità e che poi sceglie medicina perché è una sua volontà di applicarsi a quel tipo di studi, a quel tipo di tragitto, di percorso che a volte è un percorso con un risultato che potrebbe essere ignoto, che è ignoto certamente all'inizio. E quindi questa umanità che si accalora, che chiede a se stessa questo parlarsi e per scegliere, credo che sia un momento estremamente importante nella vita delle persone, e quando un giovane sceglie di fare il medico probabilmente porta con sé tutte queste speranze e al tempo stesso una voglia di essere come dire, medico e soprattutto studioso al servizio della comunità. Questo concetto del medico al servizio della comunità, Roy Porter la fa risalire al 1220, 22, 25, nella Padania, oggi verde grigio, insomma, però in Padania, a Reggio Emilia, è nato, o a Modena, tra Reggio Emilia e Modena, nacque per la prima volta il medico condotto, il che significa che c'è una grande tradizione di civiltà italiana, comunale, in cui il medico aveva questa, certamente questa rappresentazione sociale che a volte noi tendiamo a, come dire, a cancellare, ma che viene con la storia nel nostro paese. Certamente quando poi ci si chiede che cosa sono i medici, c'è un'opinione diffusa, certamente, come dice Balzac, fa parte di una trimurti di potere, e questo lo vediamo dappertutto, nel senso che possiamo cambiare il prete con il direttore di banca o il prete del collegio. Certamente i medici hanno una funzione sociale che ne fa poi portatori di potere indubitabilmente importante a livello locale. E dicevo, in tutte queste interviste poi mi sono ritrovato molte volte con molti di questi colleghi. Io per esempio sono stato a San Diego a lavorare in California, e la collega immunologa che è stata a San Diego certamente mi ha ricordato come si lavora negli Stati Uniti e qual è l'atmosfera di libertà e soprattutto di voglia di studiare. Io ricordo a San Diego la biblioteca centrale dell'università era aperta fino a mezzanotte, cioè c'è una tale voglia di apprendere, una tale voglia di conoscere dei giovani, e noi invece in Italia, mi dolgo per la mia Napoli, noi non siamo ancora riusciti a Napoli a tenere una biblioteca aperta fino alle 8 di sera, che alle 5, e chissà se si apre ancora la biblioteca oppure no, voglio dire, ci sono delle situazioni che all'estero si colgono immediatamente, e si coglie oggi. La domanda che ci dobbiamo fare da medici e da professori universitari, ma che università pensano ai nostri politici di poterci prospettare nelle condizioni in cui siamo in questo momento di tagli assoluti, netti, soprattutto sul futuro dei giovani. Ma questi sono argomenti che escono dal libro, sono però argomenti che c'entrano molto. L'ultima considerazione che vorrei fare è sono direttore della scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione. Ho trovato alcuni colleghi che si sono specializzati in scienze dell'alimentazione. C'è il medico manager che si è anche specializzato e che parla di questo dietologo che non esiste. Esistono i dietologi di porta a porta, questo in Italia. L'unica cosa che funziona è il dietologo di porta a porta. Dopodiché i dietologi in Italia, che dovrebbero uscire da queste famose scuole di specializzazione italiane, sono talmente pochi che quest'anno il Ministero ci ha dato in tutta Italia 19 posti. Cioè in tutta Italia il governo italiano decide che ci sono soltanto 19 posti occupabili da giovani che vogliono fare i dietologi. 500.000 sono soltanto in Italia gli obesi, quelli che dovrebbero avere i dietologi a disposizione. Quindi il dato interessante che viene da tutto questo è che la realtà è
molto sfaccettata. Il professore Speranza ha avuto la grande abilità, diciamo, di mettere insieme queste 15 interviste, ma che sono un pezzo di storia e un pezzo di riflessione importante sul nostro momento attuale e nelle prospettive future. Complimenti. Direi la parola al dottore Ricci. Pronto? Ok. Allora, vi ringrazio innanzitutto di essere intervenuti. Quello che voglio fare io stasera è una cosa molto semplice. Il rapporto che esiste tra lo scrittore e il proprio pubblico è una cosa molto particolare, è di uno a uno, un rapporto super esclusivo. Però il pubblico, cioè il lettore, può fare una cosa bellissima, che è la condivisione di quello che ha letto. E io quello voglio fare, voglio condividere con voi questo libro, che è un libro molto bello, perché oltre a essere un saggio è anche un romanzo. E il professore Speranza è stato molto democratico, perché, diciamo, ci ha offerto i metodi e i materiali della sua ricerca, però in una maniera molto sbilanciata a favore del lettore. Cioè, queste 15 storie di 15 medici che in prima persona rappresentano la propria vita, cercano di essere messi in scena perché ancora forse non sono sicuri della propria identità, danno a tutti la possibilità di trovare le risposte alle domande. Le domande quali sono? Chi è il medico? Qual è il criterio, la cifra identificativa di un medico? Come il medico pensa di esserlo? Quando ha capito di essere medico? Come si rapporta con gli altri? Come vede la propria professione e come gli altri la vedono? Tutte queste risposte sono presenti nel libro, però ognuno se le può cercare, se le può trovare e le può trovare. Io, diciamo, quello che ho provato leggendo questo libro è stata un grande appagamento, diciamo, essendo anche io medico, di alcune mie curiosità. Innanzitutto, una breve premessa è questa: il medico è stato sempre una figura, diciamo, importante in tutte le età e in tutte le latitudini. Medeor, colui che cura i pazienti, che cura i malati. Quindi chi gestisce, chi custodisce il bene supremo che è la salute. E questo, ovviamente, da questo scaturisce il fascino, il potere, l'importanza rivestita dal medico in tutte le epoche e in tutte le latitudini. Ma diciamo che anche un'altra cosa, che nel corso del tempo la figura del medico è molto cambiata. E tra l'altro la radice sanscrita della parola significa anche sapienza, conoscenza. Quindi il medico è una figura complessa che raccoglie tanti significati, tante valenze importanti. Ma che cosa è successo nel corso del tempo? Ognuno di noi ha un suo archetipo, cioè un suo modello ideale del medico, di questa figura, come se la immagina, come vorrebbe che fosse. Una persona scientificamente molto preparata, capace di risolvere i problemi, ma anche molto empatica, molto disponibile, molto legata al rapporto con il malato, con il paziente, e possibilmente scarsamente interessata ai soldi. Grosso modo, questo è un pochettino quello che ognuno pensa del medico o di quello che dovrebbe essere il medico. Ma come ha notato il professore, la prima cosa che balza agli occhi leggendo questo libro, che poi è anche un romanzo, questo saggio che poi è anche un romanzo, è questa. E allora, il medico c'ha un'identità comune? Secondo me, oggi come oggi, i medici rivendicano le proprie diversità. La cifra comune non esiste più. In passato, nel corso dell'evoluzione della medicina, i medici erano più o meno omogenei, avevano una simile estrazione sociale, facevano più o meno le stesse cose. Nel Medioevo vi ricordo che i chirurghi non esistevano, e c'erano i cerusici, che erano i barbieri, i norcini, i macellai. La chirurgia veniva considerata una cosa immonda, una profanazione di un corpo. Oggi, diciamo, una delle branche più corteggiate, diciamo, le persone di maggior prestigio sono rappresentate proprio dai chirurghi. E
quello che emerge, come ha notato anche il professore, è una netta dicotomia tra il clinico e il chirurgo, ma che viene rivendicata soprattutto dal chirurgo. Cioè il chirurgo rivendica la propria identità perché è quello che risolve i problemi, che non perde tempo ed è quello che riceve la scarica adrenalinica da quello che fa. E il burnout del chirurgo, il consumarsi, è molto inferiore rispetto a quello del clinico. Quasi che una delle caratteristiche fondamentali che dovremmo riconoscere al medico, cioè la capacità di relazionarsi al malato, è quasi come se questa cosa fosse l'azione abrasiva più forte sulla coscienza del medico, cioè quella che lo consuma, perché il paziente con il medico, al medico vuole trasferire non solo il suo stato, vuole che non solo il medico gli risolva giustamente il problema di salute, ma vuole trasferire il suo male, il suo disagio. E questo contatto continuo, che è molto più presente nel clinico che non nel chirurgo, che se ne voglia dire, è probabilmente una delle cause che logorano di più il clinico rispetto al chirurgo. E comunque questa differenza viene rivendicata nel libro da tutti i chirurghi. Ma nel libro, diciamo, c'è anche un'altra cosa. Io lo chiamo libro perché è un libro e io parlo come lettore che vuole condividere. E quest'altra cosa la dice il professore Speranza e mi ha fatto venire in mente una similitudine che è stata sempre presente in me. Cioè, lui ha detto, a un certo punto dice che vuole consentire a tutti di navigare tra queste storie per trovare poi la scatola nera, per decifrare appunto che cosa ha spinto il medico a scegliere e tutto quanto quello che noi abbiamo detto. E a me è venuta in mente, ripeto, una cosa che ho sempre avuto presente e che mi è stata, diciamo, che mi è ritornata in mente casualmente qualche giorno fa quando sono stato a Napoli e ho visto una bellissima rappresentazione teatrale di un libro di Henry De Luca, Tu mio, che è un racconto di formazione di un ragazzo che vuole apprendere il mare, la pesca e il mare, e quindi viene portato sulla barca da un pescatore che si chiama Nicola, che come tutti gli uomini di mare è molto taciturno, però quando parla dice delle cose molto molto importanti. A un certo punto dice al ragazzo: io ho passato una vita sul mare, ma non so perché la barca galleggia, non so che cos'è il mare. Il mare è acqua e sale, ma è funno assai. Quindi la cosa che caratterizza il mare è la profondità, è l'immensità. E io ho sempre pensato che è così è la medicina. E i medici sono dei marinai che vogliono navigare, vogliono affrontare il mare, ma non lo conoscono, perché il mare è funno, è profondo. E anche chi ci sta tutta la vita sopra non lo conosce. Ma è proprio la profondità del mare con la quale si deve confrontare il medico che poi stabilirà il suo percorso. Ci sono quelli che praticamente viaggiano con gli alisei, che hanno tenuto bene la rotta, che sono i più bravi, più capaci, ma anche più fortunati, che raggiungono la destinazione, raggiungono le isole del sogno, la Polinesia, se quella era la destinazione. Ce ne sono altri che sono stati meno fortunati o forse sono anche meno bravi, hanno incontrato un mare troppo agitato e sono approdati in porti che forse non erano quelli che volevano raggiungere. E poi ci sono addirittura quelli che fanno naufragio, i marinai perduti. E questa cosa mi ha sempre, questa similitudine mi ha sempre accompagnato e io l'ho ritrovata anche nelle storie di questi personaggi. In particolare mi hanno colpito tre di loro che trovo siano emblematici per alcune cose. Il primo è il chirurgo ortopedico. In questo libro ci sono 15 figure di varie specializzazioni e che già la dice lunga su quella che è l'atomizzazione attuale della professione.
15, ma ne mancano tanti, diceva il mio amico Fernando Panarese nella recensione, cioè, non c'è il medico legale, vabbè, ma non c'è solo il medico legale, non c'è l'oculista, non c'è lo pneumologo, ce ne mancano tanti, perché ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi. Allora, l'ortopedico è, diciamo, una figura che mi ha colpito perché probabilmente è tra tutti questi il personaggio più importante. Personaggio più importante perché è un personaggio sicuramente più anziano di tutti, ha più di 80 anni, si deduce che abbia più di 80 anni, è un professore universitario, direttore di dipartimento, è diventato professore emerito, è stato costretto ad andare in pensione a 75 anni, costretto. E lui se ne vede, mi hanno detto che sono professore emerito, ma secondo me questa E andrebbe mutata in una A, perché adesso sono senza merito. Che cosa significa questo? Significa che questo personaggio, diciamo, ha trovato una rotta giustissima, ha viaggiato bene, era figlio di medici, si è laureato in un contesto in cui erano pochi i medici, ma ha saputo tenere il timone bene. E praticamente dice però, scusate un attimo che trovo, ho messo che mi ha vinto, ma devo cercare. No. Eccolo qua, il chirurgo ortopedico dice delle cose giuste però. Cose che ci fanno capire tante, tante cose, ci danno delle risposte. Una risposta è questa. Per tornare al mio lavoro, vorrei aggiungere che la chirurgia degli organi in movimento è la specialità chirurgica più vasta. E questa è un'altra cosa che anziché trovare, cioè ognuno pensa, in questo caso giustamente, ma di fare la cosa più importante. Quindi si vuole diversificare dagli altri. Il chirurgo, ricordo che l'ortopedia prima non era una specializzazione a sé stante, no, faceva parte della chirurgia. E prima la chirurgia non esisteva. Quindi adesso abbiamo la figura di... Ma devo dire, e quindi lui dice che il problema che esiste adesso è che ci sono tante specializzazioni. C'è chi opera solamente alla mano, chi opera al ginocchio, chi opera, alla spalla. Io vi aggiungo che c'è chi opera, per esempio, come il professor Freddy Fu a Cleveland, nell'Ohio, opera solamente al crociato anteriore. E quindi, diciamo, ho trovato la conferma di quello che vedo. Però lui che cosa dice anche questo chirurgo ortopedico, questo cattedratico? Dice che non c'è un'identità comune tra i medici perché non c'è più la scuola. Non ci sono più le scuole. E quindi la medicina continua ad essere una scienza, ma anche un'arte. E non c'è più una scuola. Quindi l'identità condivisa è sempre minore. Poi all'opposto, diciamo, un'altra figura che mi ha fatto, diciamo, simpatia, molta simpatia, è stata quella del medico manager. Per la verità il professore è stato molto buono, perché questo non è, quando noi parliamo di manager nella sanità intendiamo il direttore generale, cioè la figura che ha il massimo potere decisionale nell'ambito della ASL, dell'ospedale, dell'azienda, insomma. In realtà questo medico manager è un medico che voleva fare l'ingegnere, però alla fine, diciamo, ha deciso di fare il medico perché, dunque, un attimo solo, scusate. Non so come sia cominciata l'attrazione per la medicina, forse è successo in quella fase della vita in cui tutti si innamorano dell'amore per il prossimo e dell'idea di fare una professione che possa aiutare gli altri a salvare le vite, ha detto. Però la sua navigazione non è stata fortunata o abile come quella del chirurgo ortopedico, e lo ha portato poi a diventare non un manager, come, diciamo, molto, diciamo, generosamente lo ha identificato il professore, ma un medico che in realtà, diciamo,
fa gli orari per gli altri medici. Quindi lui non vede più pazienti e gli manca proprio quella cosa fondamentale. E quindi dice, mentre il chirurgo ortopedico dice rifarei esattamente tutto quello che ho fatto, passo per passo, lui dice se tornassi indietro sceglierei egoisticamente una professione che mi lasciasse molto più tempo da dedicare alla famiglia e a me stesso, come quella del professore di educazione fisica, che per di più permette di mantenersi in forma e di stare con i ragazzi. Sorprendente. Un medico che vuole fare il professore di educazione fisica. Ma, diciamo, il personaggio che per me è stato quello più sconvolgente, personaggio centrale, tra tutti questi che diciamo, sono stati presentati in questo libro romanzo, in questo saggio romanzo, è stato quello dell'oncologa. E la storia dell'oncologa per me è stata diciamo sconvolgente per alcuni versi, perché può essere, a seconda di chi la interpreta, una storia epica o una storia tragica. Perché questa è una ragazza, dice, sono una ragazza come tante. Essere figlia di un medico probabilmente è un po' inciso sulla scelta della mia professione, anche se non sono stata mai influenzata, però una certa aria l'ho sempre respirata fin da quando ero bambina. Però che cosa fa questa dottoressa? Praticamente ha fatto il conservatorio, ha studiato piano e si è diplomata al conservatorio. Dopodiché dice, però non era necessario che andassi all'università, però non mi sentivo del tutto soddisfatta perché già a 18 anni avrei dovuto mettermi a lavorare, quando in realtà non c'era una necessità impellente. Così ho deciso di iscrivermi all'università. Ha deciso di iscriversi all'università, però voleva fare lettere. Poi ha trovato una sua amica che ha detto ma scusa, perché non provi a medicina, potrebbe piacerti, e poi te ne penti. Lei si è iscritta a medicina ed è stata molto contenta, si è laureata rapidamente, ha superato tutti gli esami recuperando anche il gap di 2 anni, perché per completare il conservatorio aveva dovuto perdere 2 anni. Però dice poi un'altra cosa, dice sempre non c'è un episodio particolare che mi ha indotto a scegliere la facoltà. È successo così quasi per caso, ma ricordo che nella mia mente la passione per la medicina si accompagnava all'idea che fosse quasi una missione. Attraverso il mio lavoro avrei potuto aiutare qualcun altro, cercare di dare un senso diverso alla mia vita. Oh, ma qua poi la scatola nera, il timone, prende una direzione, diciamo, che non è quella desiderata. Oltre alla scelta della facoltà, e questa è una cosa veramente che mi ha colpito, oltre alla scelta della facoltà, anche quella di oncologia è stata abbastanza casuale. Cioè è stato casuale confrontarsi con il male assoluto. Io ero orientata verso specializzazioni più classiche, mi piacevano cardiologia, pediatria, ginecologia, ma erano super affollate. Entrare in quelle scuole era difficilissimo, avrei perso altri anni. Nel frattempo il mio professore di patologia generale, che insegnava anche ad oncologia, mi aveva detto che lì era più semplice essere accettati. C'erano più posti, meno concorrenti. Infatti esistevano 2 scuole di specializzazione con una 20 di posti a disposizione rispetto ai 3 o 4 di cardiologia o di pediatria. La materia non mi dispiaceva, anzi mi attirava molto, per cui ho deciso di provare. E adesso fa l'oncologa. Oggi sono un dirigente di primo livello, medico di primo livello nel reparto di oncologia. Ma dice anche delle altre cose che io ho sottolineato. E dice questo. Noi parliamo di metastasi con la stessa leggerezza con cui si parla di un raffreddore. Metastasi significa morte, però noi la trattiamo con molta superficialità e nonchalance, perché alla fine ti abitui anche alla morte. Come fa? Io questa scatola nera non sono riuscito a decifrarla. Come fa una persona che parte con un diploma di piano, che si è dedicata alla musica, che poi vuole fare la pediatra, a confrontarsi con la banalità del male? Anche per chi arriva all'inizio e comincia a fare chemioterapia si sa comunque come va a finire. Quando inizia il calo già te lo aspetti, sei preparato, e quando arrivano alla fine e vedi che stanno proprio male, tutti dicono meglio che muoiano e finiscano di soffrire. In questi casi quindi la morte non è un evento imprevisto che si abbatte su una persona che sta bene,
ma proprio per questo ti fa più impressione, ti segna di più. Allora, questa storia, che è una storia vera, come ce ne sono tante, mi ha molto colpito e mi ha fatto riflettere molto su tante domande che ognuno di noi si è posto, ognuno di noi che ha fatto medicina. A un certo punto ha detto, ma perché? Chi me lo ha fatto fare? C'è stato sempre un momento in cui qualcuno ha detto questo, perché non si trovava in quello che stava facendo, non si ritrovava, non trovava un'identità comune, che è quella che si sta perdendo, che si è persa, e che il professore ovviamente cerca di trovare, cerca di decifrare, e ci sono dei topos, cioè ci sono giustamente in tutti i momenti della vita di un medico cose che si ripetono in tutte le epoche, in tutte le latitudini. La prima volta che ho fatto una ricetta, la prima volta che mi hanno chiamato e ho fatto una bella diagnosi, quando mi hanno detto grazie e mi hanno portato magari 3 uova, sono tutte cose bellissime, si vedono in Australia, si vedono negli Stati Uniti, si vedono a Telese, però tante cose sono cambiate. E quindi, questo è un mare sconfinato. E allora, in conclusione, perché altrimenti poi tutte le cose annoiano, ma mi piacerebbe parlare molto di questo libro che mi ha molto colpito, devo dirvi anche io quello che penso di un medico. Mi sembra una forma di condivisione doverosa. E allora lo dico con... molte volte sempre sono gli artisti quelli che con poche parole dicono tutto. Allora, nel film di Ingmar Bergman, Il posto delle fragole, il protagonista è un medico, il dottor Borg, che è giunto alla conclusione della propria carriera, anche della propria vita, piuttosto arida, perché si è privato di tante cose, deve ritirare un premio nella città di Lund, ma anziché con l'aereo preferisce andare con la macchina. Durante questo viaggio, che è più lungo, fa dei sogni, e in uno di questi sogna di essere davanti a una commissione che lo esamina, deve fare delle prove che non riesce a superare e soprattutto non riesce a rispondere alla domanda più importante che gli pone l'esaminatore: qual è il primo dovere di un medico? Il professore non sa rispondere, me lo ricordavo, lo sapevo, non lo so. Allora l'esaminatore gli dice: il primo dovere di un medico è chiedere perdono. Il primo dovere di un medico è chiedere perdono. Grazie. Mi hai sollecitato questo con una citazione che è contenuta nel libro, però, perché c'è Cronin nella cittadella, in cui c'è quel passaggio bellissimo di Manson, in cui si dice: ditemi ancora una cosa, l'ultima, per levarmi una curiosità, qual è secondo voi il principio supremo, l'idea, diremo basilare, che conviene tenere sempre presente nell'esercizio pratico della nostra professione? Andrew riflette, è una musica o so, sento io un ritorno di una musica? No, è un ritorno del... Andrew rifletté disperatamente per qualche istante, poi, conscio che rischiava di sciupare il buon effetto che aveva creato, si decise a rispondere: credo che io mi vado ripetendo di guardarmi dal sentirmi troppo sicuro delle mie nozioni. Quindi la sua risposta è: sentirmi troppo sicuro delle mie nozioni. Grazie, dottor Manson. Mentre Andrew lasciava l'aula, Abe prese la penna, si sentiva di diventato giovane, pericolosamente sentimentale, pensando: se mi avesse risposto che si imponeva di fare del suo meglio per salvare l'umanità o qualche simile baggianata, l'avrei messo alla porta. Vergò accanto al nome di Andrew Manson l'inaudito massimo 100. Diciamo che questo è proprio quello che si confà con la metafora del mare. Cioè, il primo dovere del medico è chiedere perdono, perché non sarà mai uno che sa tutto e deve essere cosciente dei propri limiti. Però, ritornando, e quindi giusto quello che dice Cronin, però io non sono neanche d'accordo, forse l'ho detto in un senso che dove non si è afferrata l'ironia, volevo fare qualcosa per aiutare il prossimo. Non sono d'accordo su questo. Cronin, che è stato un grande medico, ma è stato anche un grande scrittore, e la cittadella io purtroppo me la ricordo, perché ero piccolo quando il dottor Andrew Manson era interpretato da Alberto Lupo, però già all'epoca l'avevo trovato un personaggio che non mi piaceva. E
Devo dire che Cronin ha fatto molto di più come scrittore che non come medico per aiutare il prossimo, perché proprio l'indignazione che suscitò il suo libro La Cittadella, che parlava delle condizioni miserabili in cui vivevano i minatori gallesi, mosse l'opinione pubblica, per cui nacque il National Health Institute, cioè il Servizio Sanitario Nazionale inglese, nacque proprio sulla indignazione creata dalla lettura della Cittadella. Della Cittadella. Direi di dare la parola. Sì, no, assolutamente. Dunque, diamo la parola al professor Speranza, a cui diamo anche un po' le conclusioni. Io però nel finale ringraziare anch'io Fernando Panarese, che adesso non lo vedo più, dove è scomparso, era con noi, non c'è. Nel finale volevo leggere, come ha fatto, un brano del gastroenterologo. A me è piaciuto molto il gastroenterologo, quindi me lo dovete far leggere. Però per chiusura, dopo l'intervento del professor Speranza, vi leggo quello che dice il gastroenterologo sulla missione del medico. Anche lì con un po' di ironia ci mette sulla missione. Allora, buonasera a tutti. Prima della sorpresa finale col gastroenterologo, che è veramente una persona simpatica, intelligente e spiritosa, dovresti conoscerla come l'abbiamo conosciuto noi, farò qualche breve considerazione. Prima delle considerazioni di merito, un elenco infinito di grazie. Grazie a tutti quanti voi che siete venuti ad ascoltarci stasera in primo luogo. Grazie al professor Casucci che ci ha invitato, che ha organizzato la cosa. Grazie anche se non se l'è sentita di moderarci alla dottoressa Nunziato. Grazie al professor Corantoni e al dottor Ricci che hanno fatto da splendidi discussant. Devo dire che non avevo trovato dei discussant così sensibili e così attenti e così partecipi in tutte le presentazioni che abbiamo fatto in giro per l'Italia. È vero che non ne abbiamo fatte moltissime, ne abbiamo fatte 5-6, però ci hanno dato un po' il polso, no? Sia al nord che al centro, Brescia, Roma e anche nel mezzogiorno. Devo dire che non ho sentito la partecipazione che ci hanno messo e anche, anche le tipologie che hanno costruito. Grazie al dottor Fernando Panarese, che è stato un po' nascosto in questa presentazione, ma che è stato molto importante perché la presentazione si tenesse. Grazie a Claudia Misasi che, come è stato detto prima, ha contribuito alle interviste, ha contribuito alla ricerca, alla costruzione del libro. Si può considerare un'autrice un'autrice del libro sullo stesso piano. Sul mio stesso piano. Dunque, finite tutte quante le grazie, a questo punto potrei anche tacere, no? Perché ho detto le cose più importanti, però qualche cosa cercherò di dirlo, in parte interloquendo con quello che hanno detto di Scassant. Hanno detto che mancano molti medici, è vero, mancano molti medici. Il contratto con l'editore prevedeva 320 pagine e dentro le 320 pagine siamo stati costretti a stare. Qualcuno è stato buttato giù dalla rupe, nel senso che c'era un altro capitolo già scritto, già infatti è andato anche in prime bozze, è stato eliminato fra le prime e le seconde bozze, la psicanalista, la psichiatra dell'età evolutiva e purtroppo, come dire, quindi questo è stato un limite che avevamo un'altra scelta di dimezzare tutte quante le storie, però questo avrebbe tolto ethos narrativo, no? alle varie storie, sarebbero diventati dei piccoli spuntini e questo non volevamo farlo. Ringrazio anche gli Scassant perché per esempio a differenza di una presentazione fatta a Cosenza in cui avevano colto in cui qualcuno aveva colto il presidente dell'ordine dei medici, diciamola tutta, aveva colto nei vari capitoli un elemento di falsità, no? Da parte dei vari medici che si raccontavano, come se essere alla ribalta soltanto in quel momento significasse necessariamente di dire delle cose false.
Ora è possibile, come dire, che come succede a tutti quanti noi, quando siamo un po' sotto la luce della ribalta ci abbelliamo un po', ci imbellettiamo un po', ma da questo a diventare falsi ce ne corre, e lo hanno fatto notare proprio gli Scassen leggendo dei passi e facendo risaltare l'autenticità di questi passi. E poi anche, e questo mi conduce all'argomento, nessuno ha dichiarato, ha detto il professor Colantoni, nessuno ha dichiarato di aver scelto la professione per denaro, anche se molti lo fanno. Ma questo fa parte, come dire, dell'imbellettamento. Ma sa perché non lo fanno? Perché i pazienti non li vogliono così. I pazienti li vogliono bravi tecnicamente e umani dal punto di vista del comportamento. E questa pressione da parte dei pazienti, di tutti quanti noi, è così forte che i medici, oserei quasi dire, non se la sentono, no? Di dire non è così, siamo interessati solo al denaro. E a furia di non sentirsela, un po' finiscono anche per essere una professione più umana rispetto alle altre, diciamo. E questo mi porta al concetto di identità, su cui non voglio spendere molte parole, però, come dire, l'obiettivo che mi proponevo in questa ricerca era di provare a lumeggiare un po' il concetto di identità fra i medici. Ora, il concetto di identità si compone di due dimensioni, che non sono soltanto ciò che io penso di me stesso, ma anche ciò che gli altri pensano di me. Le due cose agiscono assieme in qualche modo, si toccano, sono uno lo specchio dell'altro. Non c'è identità fondata soltanto sulla mia identificazione senza l'identificazione da parte degli altri, e ovviamente non c'è neanche identità fondata sull'identificazione da parte degli altri in cui io non conto nulla. E questo è il motivo per cui i medici dicono queste cose non per un vezzo di vanità, ma perché nel costruire la propria identità devono fare i conti con i pazienti, devono fare i conti con gli altri, probabilmente più di altre professioni, per i motivi che sono del tutto evidenti. Il concetto di identità, però, oltre che costruirsi su meccanismi di identificazione, si costruisce su meccanismi di differenziazione. E mi chiedo subito su questa questione teorica un po' controversa, salvo a promettervi e a darvi in tempi rapidi tre esempi di questi processi di differenziazione, che in parte attengono anche alla distinzione tra clinici e chirurghi. Al di là, come dire, della necessità, starei quasi per dire, nel senso che questi processi vengono enfatizzati anche al di là della necessità, però hanno una loro ragione teorica nella costruzione dell'identità. Vi farò tre esempi che in parte sono felice perché i Discussant hanno toccato questi punti, perché evidentemente hanno sentito che i punti erano rilevanti. Il primo riguarda come scegliere i medici da intervistare, il secondo riguarda un po' il ruolo delle donne in medicina, e il terzo riguarda le varie figure della differenziazione, che non sono soltanto, lo anticipo, clinici e chirurghi, ma anche un'altra figura di cui non abbiamo quasi mai parlato, i ricercatori scienziati. E allora, partiamo dall'inizio. Qualcuno si è lamentato che questi 39 medici, il libro contiene 15 racconti, ma i medici intervistati in realtà sono 39. E di questi 39, dei loro racconti, sia pure non tutti pubblicati, abbiamo tenuto conto nella costruzione dell'introduzione. Qualcuno ha detto, ma bastano 39 medici per costruire un campione? Io direi che ne bastano anche di meno, soprattutto se teniamo conto che prima di questa ricerca ce n'era un'altra, ho portato anche il libro per farmi un po' di pubblicità, costruita con una metodologia quantitativa in cui era stato distribuito un questionario a 900 medici di tutta quanta Italia. 900 invece è un bel numero. E quello che era emerso, erano emerse molte cose, ma quello che era emerso in modo preciso, chiaro e nitido, che le differenze di opinioni fra i medici erano basate
non sull'origine territoriale, sul posto in cui erano nati e sul posto in cui lavoravano, ma per esempio sulla specialità che esercitavano, sull'essere maschio o femmina, sull'essere giovane o anziano. E tutto sommato, questo è comprensibile che non fossero basate queste differenze sulla origine territoriale, perché la facoltà di medicina è quella che ha una socializzazione più lunga, sono 6 anni più 6 anni di specialità, e voi volete che questi 12 anni così lunghi, così intensi come socializzazione, fra l'altro con un modello così peculiare come quello dell'internato apprendistato, non siano più importanti dell'origine territoriale del borgo natio, no? E quindi 39 sono sufficienti, hanno detto delle cose che probabilmente avrebbero detto da qualche altra parte. Cominciamo col primo punto. Se io vi dicessi, se io vi chiedessi, dov'è che potremmo trovare le maggiori differenze di opinioni fra due persone, e vi proponessi due campioni di queste opinioni così diverse, un medico ortopedico, professore universitario che ha fatto tutto quanto il cursus honorum nella sua carriera, italiano, e una giovane matricola americana di 18 anni che si è iscritta da 3-4 mesi alla medical school, dovrebbero essere lontani anni luce. Vediamo se è proprio così. Cominciamo con il brano di questo chirurgo ortopedico che parla della chirurgia. La cosa interessante della chirurgia generale è innanzitutto una sfida alla passività della medicina generale, perché il chirurgo la mattina entra in sala operatoria alle 7 e vive delle ore di intensa emozione. Ha un'attività, il chirurgo, molto più dinamica, una fattività manuale. Xer è la mano, chirurgia vuol dire questo, lavoro della mano. Il chirurgo non aspetta il risultato, lo vede. Il medico dice: ha un'emorragia, il chirurgo la vede l'emorragia, mette il dito in quell'arteria che sanguina e interviene per bloccarla. E passiamo alla matricola americana. Ai chirurghi non piace molto stare seduti, ai chirurghi non piace troppo stare seduti a pensare. Sono grandi attori più che pensatori, amano alzarsi presto, amano fare le cose velocemente, amano fare le cose con le loro mani. Una ginecologa alla quale piace molto la chirurgia, quasi per enfatizzare questa posizione, dice: e mi piace proprio la manualità delle cose, comunque fare, però deve essere veloce. Stare un pomeriggio a ragionare su un caso mi annoia. Passiamo al secondo punto. Il secondo punto, riprendo una cosa che è stata già detta sulla medicina al femminile. Oggi nelle facoltà, anzi non le possiamo chiamare più facoltà perché le facoltà sono state abolite, quindi nei dipartimenti di medicina, dobbiamo dire così, nelle scuole di medicina, ecco, il termine scuola ha salvato la facoltà di medicina da un'ingloriosa fine, perché per tutte le altre facoltà si dovrà dire dipartimento, eccetera, eccetera. Dicevo, nelle scuole di medicina oggi, nelle facoltà, se vogliamo chiamarle ancora così, ci sono più donne che uomini, ma non è stato sempre così, 50, 60, 40 anni fa le cose erano molto diverse. È vero che nel libro ci sono molte donne, non più donne che uomini, ma ci sono quasi 40-42% di donne, perché ho cercato un'approssimazione alla situazione attuale, cioè ho cercato di guardare più alla situazione attuale in prospettiva che al passato. E allora c'è questa donna che anestesista, che insomma è stata prima, la sua scelta è stata prima combattuta dal padre e poi dai pazienti e dal resto. Dice: mio padre mi ha ostacolato fino all'ultimo momento, diceva che mi sarei trovata male. Fu una lotta terribile, perché mio padre era intenzionato a non lasciarmi andare. Ed io ero disperata, mi sentivo come se mi avessero tagliato le gambe. E poi ancora: mi avevano messo al tavolo operatorio da specializzata alle prime armi
mi avevano messa al tavolo operatorio a fare le anestesie e un paziente che dovevo addormentare, abituato a vedere il medico grande e maschio, quando mi vide disse: questa no. Ci rimasi male, è del tutto evidente. A questo il professor Casucci si è intrattenuto anche sul rapporto fra letteratura e saggistica, diciamo, e ricerca scientifica. Ve ne voglio dare un primo assaggio, salvo poi a tentare di giustificare teoricamente anche perché ho fatto questa operazione. È un passo di Conan Doyle che qualcuno ha preannunciato, sia pure senza leggerlo. Scritto nel 1885, Conan Doyle, oltre che l'inventore di Sherlock Holmes, era un medico, cominciò a esercitare giovanissimo sulle baleniere a un anno e mezzo, due anni dall'iscrizione a medicina. Girandosi si trovò di fronte una piccola donna dal viso pallido e insipido, dove però campeggiavano due occhi verde e azzurro dall'espressione penetrante e ironica. La donna teneva nella sinistra un paio di occhialini da vista e nella destra il biglietto da visita del dottore. «Piacere di conoscerla, dottor Ripley», disse. «Piacere mio, signora», rispose l'ospite. «Suo marito è forse fuori?» «Non sono sposata», disse con semplicità lei. «Oh, le chiedo scusa, intendevo il dottor Verinder Smith». «Sono io, dottor Verinder Smith». James Ripley era così stupito che lasciò cadere il cappello e si dimenticò di raccoglierlo. Non aveva mai visto prima una dottoressa e la sua anima conservatrice si ribellò visceralmente all'idea. A quanto ricordava, nessun precetto biblico stabiliva che l'uomo dovesse essere sempre il medico e la donna sempre l'infermiera, e tuttavia gli pareva che fosse stato perpetrato un sacrilegio. Aggiungo subito dopo, però, che questa era una storia del 1885, una storia romanzata, però anche in una ricerca del 2008, pubblicata nel 2008, in un'intervista a un medico donna ospedaliera in Gran Bretagna, lei dichiara: devi essere tenace, più competente dei tuoi pari, altrimenti diranno che dipende dal fatto che sei donna. Siamo al secondo pezzo, erano tre i pezzi che vi volevo leggere. Questo pezzo riguarda la complicazione nel rapporto clinico-chirurgo con l'intervento del ricercatore scienziato. Ne leggo un piccolo passo per dare un minimo di carne e sangue, diciamo, a questa descrizione teorica. Avevo cominciato a lavorare in un istituto di ricerca di patologia generale e il laboratorio, che lì per lì sembrava una cosa arida, cominciò ad apparirmi invece una cosa divertentissima, un gioco. Lavorai lì un paio d'anni, ma un giorno il mio professore mi disse che non potevo laurearmi senza aver provato a fare il medico, cioè senza aver provato a fare un internato serio in una clinica. Così andai a lavorare a pediatria. Però mi annoiavo, la mattina mi alzavo e mi pesava andare al lavoro in clinica, perché comunque sapevo che avrei fatto sempre le stesse cose, sempre le cartelle cliniche, le analisi, la routine. E una volta arrivati alla diagnosi c'era il protocollo terapeutico, vedevi sempre quelle tre o quattro patologie e null'altro. Per cui dopo un anno e mezzo decisi di tornarmi in laboratorio con mille incertezze, ma mi divertiva molto di più, era molto più creativo. Ci rimane la distinzione clinica, però avevo dimenticato di fare giusto un brevissimo cenno al rapporto fra realtà e letteratura. Negli ultimi anni vi è un'attenzione crescente da parte di giuristi, scienziati sociali e quant'altro al rapporto delle loro materie più o meno aride con la letteratura. E hanno cominciato a teorizzare che la letteratura, la grande letteratura, non si limita a rappresentare la realtà, a descriverla, ma in qualche misura la crea. Si crea, cioè, un circolo vizioso, un circolo
virtuoso o comunque un rapporto circolare fra realtà e letteratura. La letteratura descrive la realtà, ma nel descriverla in qualche modo contribuisce a rappresentarla e a renderla quasi più vera. Facciamo un esempio delle espressioni donchisciottesco, pantagruelico, bovarismo. Ognuna di queste espressioni denota un comportamento ravvisabile in un libro specifico. Possiamo dire che questi comportamenti hanno origine soltanto a partire dal momento in cui sono stati descritti nei libri? Assolutamente no. I comportamenti donchisciotteschi esistevano prima che fosse scritto il Don Chisciotte, la stessa cosa per chi mangiava in modo pantagruelico, e ovviamente il bovarismo è una sindrome, diciamo così, che precede Flaubert. Ma descriverli in letteratura, tipizzarli come fanno questi autori, significa renderli più riconoscibili. Renderli più riconoscibili significa in qualche misura renderli più reali. Quindi la letteratura finisce anche per creare dei comportamenti oltre che rappresentarli. Ma torniamo e finisco alla distinzione chirurghi clinici. Cominciamo con i clinici, i quali cominciano a parlare esattamente dei chirurghi. È la testimonianza tratta dal cardiologo. Generalmente la forma mentis di un chirurgo, che è un pratico che deve tagliare, mettere a posto e richiudere, è un po' diversa da quella del medico. Un tempo chi faceva angioplastiche, come faccio io adesso, lo consideravo quasi un chirurgo, che dal nostro punto di vista è un'offesa, perché il chirurgo aggiusta, ripara, ma solo questo non basta. E più avanti, non voglio dire che i chirurghi facciano solo, come si suol dire, il taglia e cuci. Ma la forma mentis è quella. Se a me, che sono in cardiologia, capita un paziente con un problema renale o polmonare, in linea di massima affronto anche quello. I reparti medici hanno una visione, non dico olistica, perché sarebbe troppo bello, ma sicuramente più ampia. Con i chirurghi, invece, se al di fuori del drenaggio c'è una virgola che perde, allora è tutta una batteria di consulenze di cardiologo, neurologo, perfino psicologo. Notate quel perfino psicologo. In altre specialità è ancora peggio. Per gli ortopedici, ad esempio, è come se gli organi non esistessero. Non ci ho mai riflettuto a fondo, ma non credo che esista un'identità comune fra medici. Badate, dopo aver detto tutte queste cose, che testimoniano che lui ha un'identità precisa, afferma non credo che esista un'identità comune, che ci fa anche pensare che le identità si trasferiscono e si assumono in modo più efficace quanto più sono inconsapevoli, diciamo così. Tra l'altro, l'identità che ha questo medico deriva dal fatto che il nonno, il padre e lo zio sono tutti quanti medici. Prendiamo i chirurghi. Medico e chirurgo sono due verità che hai dentro. Io sono chirurgo e nessuno mi potrà mai togliere questo convincimento. Io devo mettere le mani dentro l'ammalato. Vuoi che le metta dentro una piaga o una ferita del pronto soccorso, vuoi che le metta dentro una ferita chirurgica. La scelta chirurgica continua a significare entrare dentro la persona per guarirla con le mani. C'è sempre questa cosa un po' filosofica di entrare dentro l'altro per portargli del beneficio. È un altro breve brano da parte della chirurga pediatrica. Quello che va fatto e basta. Il chirurgo taglia, il medico filosofeggia. Sta lì, studia il malato. Avevo capito quasi subito che non avrei mai fatto una branca medica. Volevo fare una branca chirurgica. Mi piacciono le soluzioni pronte anche nella vita. La medicina in generale non ti può dare le sensazioni che gli dà l'intervento chirurgico. In sala operatoria c'è un peso morale che non è equiparabile ad altre branche della medicina. La branca chirurgica ti dà la sensazione che la vita di un individuo tu ce l'hai veramente in mano in quel momento.
dipende da te, e questo è un peso morale enorme. Siamo talmente tanti che è difficile dire se abbiamo un'identità comune, altra, atteggiamento assolutamente, almeno in questo assolutamente analogo al clinico. Vorrei concludere con una brevissima citazione di Milan Kundera, ce ne sarebbero diverse ma ho scelto questa. Milan Kundera la rivolge ai chirurghi, ma io la vorrei rivolgere a tutti quanti i medici, quindi anziché essere chirurgo, diciamo, essere medico significa aprire la superficie delle cose e vedere cosa si nasconde all'interno. Grazie. Avrei avuto il desiderio di leggervi quel brano del gastroenterologo, ma non ve lo leggo, così vi viene il desiderio di comprare il libro. Anche perché si è fatto tardi, noi abbiamo delle abitudini locali piuttosto ristrette, nel senso che noi qui si mangia presto a pranzo e si cena presto a sera, quindi prima che ci perdiamo tutti, tranne quelli che sono a cena con noi stasera, ebbene non abusare della vostra attenzione. Però devo dirvi che questo passaggio del gastroenterologo, che a me è piaciuto particolarmente, a questo punto chiedo a Lorenzo di farmelo conoscere personalmente, perché mi è venuta una grande curiosità di capire questo signore chi è, che poi è un signore non giovanissimo, che ha i figli grandi, da quel che ho capito, no? Il gastroenterologo, e non credo che sia una persona giovane, non giovanissimo. Comunque mi ha molto incuriosito l'idea che la missione medica, che è una cosa che poi è anche molto enfatizzata, poi va letta anche in una determinata maniera, che lui legge in questa maniera con un certo distacco, con una certa lucidità, ma anche con una certa intensità emotiva. Mettere insieme l'intensità emotiva ed evitare l'enfasi retorica mi è sembrata una grande capacità che c'ha questo signore quando racconta questa storia. Non ve la leggo, ripeto, perché non vorrei perdere gli ultimi, che sono poi i veri amici, i soci della fondazione, che vedo che hanno resistito, e poi gli amici del gruppo dei relatori, che invito a trattenersi con noi anche a cena, ovviamente. Però dico che è una grande occasione questa per discutere sulla classe medica. A me personalmente, noi come fondazione ci dedichiamo tutto il mese di luglio a queste attività, quindi in questa occasione per noi è particolarmente fertile. Sono contento che ci sia stato questo livello delle relazioni, che sono, avete sentito, profondamente diverse le une dalle altre. Credo che la Fondazione si renderà ancora disponibile per contribuire a queste riflessioni. Spero che Lorenzo Speranza torni a trovarci, e soprattutto ringrazio i nostri discussant, cioè il professor Antonio Colantoni e il dottor Antonio Ricci, sono stati bravissimi, oltre a darci l'opportunità di avere un quadro, una prospettiva, quindi un prospetto delle nostre riflessioni estremamente diversificate, una prospettiva che è soprattutto una prospettiva estremamente ricca di opportunità ulteriori di indagine. Per me, almeno che mi occupo, una riflessione che ha fatto adesso il professor Speranza sul tema della narratività, la narratività come creazione della realtà, è uno dei temi su cui mi occupo molto. Vi ho parlato prima dell'evento processuale come un evento creativo che nasce da una creazione narrativa, una creazione intellettuale pura. Quindi io penso che la fecondità delle cose che sono state dette ci possono essere di guida per le cose che continueremo a fare, soprattutto come fondazione, avendo tre nuovi angeli custodi, che sono appunto le tre persone che io ho accanto a me. Ringrazio moltissimo Enza di essere comunque venuta, la ringrazio anche per la sua serietà morale, appunto, a proposito di eventi morali, e ringrazio Fernando, che quando l'ho ringraziato prima non c'era, che è stato un po' il nostro regista. Noi siamo stati gli attori, lui è stato il regista di questo incontro pomeridiano, che oramai è diventato serale. Il Deus Ex Machina, mi ricorda Lorenzo Speranza. Lo invitiamo la prossima volta a stare da quest'altro lato della scrivania. Questa volta non c'è voluto stare, nonostante le mie sollecitazioni, le mie preghiere, però lui non c'è voluto stare, e confidiamo che la prossima volta venga come relatore in un incontro sulla medicina legale, così compensiamo la mancanza dei medici legali nel libro di Lorenzo Speranza. Grazie a tutti e buona cena. Grazie.